Benvenuti a Mappamundi, buongiorno. Oggi parliamo di Libia. Presento subito allora Michela Mercuri e Daniele Santoro. Daniele Santoro lo conoscete, l'IMES si occupa in particolare di Turchia e insomma tutta l'area turca, turcofona, che insomma secondo i turchi è molto molto ampia, no Daniele? Ma poi ne parleremo un'altra volta. Ma soprattutto presento Michela Mercuri. Ciao Michela, è la prima volta che sei qui con noi. Sei docente all'Università di Padova, anche capitano della riserva dell'esercito. Sei stata più volte in Libia, sei autrice di almeno due volumi: uno Incognita Libia e uno Naufragio Mediterraneo, che si è occupata insomma di queste questioni. E allora, noi è un po' che non ci occupiamo con una trasmissione specifica della Libia, eravamo rimasti un po' alla Libia divisa tra la Cirenaica, guidata dal generale Haftar, e invece a Tripoli, la Tripolitania, con un governo, diciamo, riconosciuto ma sostenuto dalla Turchia, che ha avuto varie traversie. Adesso la situazione è cambiata. La scorsa settimana ci sono stati scontri a Tripoli, c'è stato un nuovo attacco a Tripoli con più di 30 morti. Allora cerchiamo di capire un po', Michela, questi scontri tra chi sono i contendenti e appunto come è cambiata la situazione da come l'avevamo lasciata. Beh, rispetto al 2019, quando abbiamo lasciato un po' la situazione tra Haftar, che si trovava e si trova tuttora appunto nell'est del paese, ricopre ancora un ruolo importante nell'est del paese, e Fayez al-Sarraj, il leader a marchio ONU, la situazione è cambiata, diciamo così, negli attori, ma non nei fatti. Abbiamo infatti ancora due leader, un leader che è nominato dalla comunità internazionale da Baiba nel 2021, è stato appunto nominato dopo le dimissioni di Fayez al-Sarraj, e dall'altra parte abbiamo sicuramente ancora Haftar, ma c'è Fatih Bashagha, che ricordiamo, è importante dirlo, è un ex misuratino, quindi molto legato per certi versi anche al governo di Tripoli, ma che è stato nominato dal Parlamento di Tobruk quale appunto suo rappresentante. Le dinamiche in fondo sono sempre le stesse: bisogna arrivare a Tripoli per avere il potere, e Bashagha in questo caso cosa vuole fare, cosa ha cercato di fare in questi giorni per la terza volta, peraltro, di arrivare a Tripoli per conquistare la capitale e quindi poi per ergersi in qualche modo al leader di tutta la Libia. Le cose, lo sappiamo, non sono andate bene da tanti punti di vista. Da un lato, appunto, le forze vicine a Dabaiba sono state respinte dalle milizie, vicine a Fatih Bashagha, sono state respinte dalle milizie vicine a Dabaiba, e quindi Fatih Bashagha è tornato di nuovo appunto nell'est del paese. Ma quello che conta davvero, che voglio sottolineare, non è tanto il cambiamento di questi attori, se così vogliamo dire, istituzionali, no? Da un lato appunto Bashagha, dicevamo, dall'altro da Baiba con ruoli diversi, eccetera. Quello che conta in questo momento è il ruolo delle milizie. Le milizie fanno e hanno fatto anche prima la differenza. Nel momento in cui le milizie decidono di abbandonare l'uno o l'altro attore, gli equilibri interni al paese potrebbero profondamente cambiare. Faccio solo un ultimo esempio. Da Baiba è stato aiutato da alcune milizie molto note, faccio dei nomi tanto per dire che insomma è un fatto reale: la Rada, per esempio, la milizia 444, no? Due milizie molto importanti nella capitale. Però queste milizie in questo momento sembrano quasi volersi un po' distaccare da Baiba, e potrebbe quindi cambiare anche gli equilibri interni. Quindi è una situazione che abbiamo lasciato in un modo, la ritroviamo più o meno nello stesso modo, con delle milizie sempre più forti che fanno il bello e il cattivo tempo, e degli attori istituzionali che invece in qualche modo risultano sempre più deboli e sempre più in contrapposizione tra loro. Prima era una contrapposizione più che altro politica, ora è diventata anche con gli scontri recenti una contrapposizione invece militare, che ha mietuto varie vittime. Più di 30 persone sono morte e 150 e più sono state anche ferite, quindi chiaramente la situazione è molto incandescente nel paese. Eh sì, allora quindi una situazione assolutamente di caos. La Libia, cioè cambiano i personaggi, ma insomma la situazione rimane. Quindi è un esempio perfetto per la nostra carta, un classico di Limes, Caosolandia, dove appunto proprio di fronte a noi, di fronte all'Italia, dall'altra parte del Mediterraneo, comincia quest'area di caos dove appunto gli scontri tra milizie con questi vari personaggi che compaiono, scompaiono, ritornano, no, Daniele, è proprio il quadro perfetto. E ci eravamo lasciati, come no, con due potenze
esterne che diciamo la Russia con Haftar insieme ad altri paesi e la Turchia invece con la Tripolitania. Questa situazione è cambiata con la guerra in Russia e con appunto i cambiamenti di questi personaggi a Tripoli? Che fa la Turchia? No, naturalmente sotto il profilo strategico la politica libica della Turchia non è cambiata. Negli ultimi mesi, diciamo, a partire dal cessato il fuoco dell'ottobre 2020, Ankara ha semplicemente adeguato il proprio approccio tattico al nuovo scenario, uno scenario che fra l'altro si è creato proprio in conseguenza delle decisive azioni della Turchia. Sotto il profilo geopolitico le condizioni nelle Libie oggi sono molto diverse rispetto a quelle del 2019, quando appunto, come ricordava Michela, il generale Haftar muoveva con il sostegno di Francia, Egitto, Russia, Emirati Arabi Uniti e via dicendo verso Tripoli. E questo naturalmente ha indotto Ankara ad adottare una postura tattica diversa, meno aggressiva e più negoziale. Però sotto il profilo strategico le priorità libiche della Turchia restano le medesime. La Turchia nelle Libie si propone e continua a proporsi innanzitutto di raggiungere due fondamentali obiettivi. Il primo è la preservazione dell'accordo sulle frontiere marittime stipulato con il governo di accordo nazionale di Tripoli nel novembre 2019. Un accordo che per la Turchia è particolarmente prezioso perché costituisce un tassello decisivo del processo di implementazione della dottrina della Patria Blu, della quale abbiamo parlato più volte qui a Mappamundi. E il secondo obiettivo è invece quello di garantirsi una presenza militare di carattere strutturale nello spazio libico, perché la Turchia percepisce questo spazio innanzitutto come porta d'accesso alle Afriche, dove soprattutto negli ultimi anni l'influenza di Ankara è in visibile crescita. E allora Michela, per tornare un attimo alla situazione interna invece, cioè la sensazione è che comunque nonostante il forte sostegno della Turchia, no, al governo di Tripoli, lì la situazione come raccontavi è rimasta molto stabile, quindi forse la presa della Turchia, come diceva Daniele, ha interessi diciamo forse più esterni quasi alla Libia e a Tripoli, però di fatto non è un reale, quanto è forte il ruolo della Turchia sul campo? Cioè la Turchia è stata fondamentale nel respingere quest'ultimo assalto a Tripoli, oppure invece è un segno di debolezza il fatto che comunque la fazione di Tripoli si sia divisa? La Turchia ha in questo momento un ruolo un po' diverso, a mio avviso, rispetto a quello che ha avuto in passato fino al 2019, quando ha fornito armi, mercenari e quant'altro appunto a Fayez al-Sarraj, e poi ha stretto anche con Fayez al-Sarraj il famoso accordo di cui si parlava appunto per la zona economica esclusiva, che è andato anche a intaccare interessi dell'ENI, no? Aree esplorative dell'ENI. La Turchia in questo momento gioca un ruolo, se vogliamo, su due campi, perché da un lato sicuramente ha supportato Dabaiba contro appunto le milizie di Bashaga proprio degli ultimi scontri, ma dall'altra parte comunque continua in qualche modo a dialogare con Bashaga. Si sono incontrati anche recentemente i vertici turchi con Fatih Bashaga, e quindi in qualche modo ricordiamoci tra l'altro che Bashaga poi è un misuratino, l'ho detto prima proprio per sottolineare questo fatto, cioè fa parte di tutto un gruppo della Fratellanza Musulmana o comunque di un certo tipo di Islam politico che lo avvicina molto alla Turchia. Quindi in questo caso la Turchia, che è sempre stata molto più vicina, se vogliamo, da sempre storicamente insieme al Qatar, alle fazioni dell'Ovest, in questo caso si trova un po' a svolgere un ruolo, diciamo così, quasi da mediatrice, e lo ha proposto anche in qualche modo. E quindi c'è un cambio di rotta della Turchia che anche nella crisi libica potrebbe diventare l'attore mediatore, perché ha interessi sia con Fatih Bashaga, ma anche interessi con Dabaiba, ha interessi chiaramente nell'ovest del paese, ha basi strategiche che ha conquistato nell'ovest del paese che le permettono anche di commerciare in maniera, per esempio a Misurata, no? Il porto di Misurata, in maniera molto molto più agile, ha anche un certo ruolo nella questione migratoria, ma comunque non disdegna neanche un ruolo nell'est del paese che potrebbe essergli utile anche alla luce del recente avvicinamento con gli Emirati Arabi Uniti. Quindi in qualche modo, ripeto, la Turchia mi sembra un po' cambiato rispetto a quello di vicinanza tucurra all'area dell'ovest. Allora su questo ci torniamo, però volevo chiederti proprio le milizie
Che obiettivo hanno? Perché abbiamo visto che bene o male alla fine questi personaggi vanno, vengono sostenuti, gli viene tolto il sostegno. Però la forza interna, no, di queste milizie porta verso una ulteriore frammentazione del paese, cioè queste milizie hanno interesse a prendere il controllo del possesso di singole zone, Misurata, se non Tripoli, se non addirittura il Fezzan, oppure c'è ancora l'obiettivo, come parrebbe, insomma, potrebbe sembrare, visto gli assalti a Tripoli, l'obiettivo è sempre quello di arrivare poi alla capitale e di ricreare un'unità del paese. Secondo te si va verso la frammentazione o verso un tentativo di ritorno all'unità? Ma io sono sempre molto scettica sul ruolo delle milizie. Sono scettica perché le milizie fin dal 2011 hanno profondamente, sono state l'elemento, se vogliamo, destabilizzante, maggiormente divisivo del panorama libico. Perché? Perché in un momento in cui è venuto a mancare chiaramente, no, il perno, la figura di Gheddafi, le milizie poi hanno sfruttato questa assenza per portare avanti i loro affari anche con le armi che sono state fornite, se vogliamo, anche da altri attori esterni, no? Dalla Francia, da altri attori occidentali, anche durante le rivolte del 2011. Le milizie da un lato parteggiano per l'uno o per l'altro, chiamiamoli candidati, ma voglio usare un termine un po' elettorale, anche se le elezioni non ci sono state, dubito che ci saranno nel breve periodo, però le milizie parteggiano a loro convenienza per l'uno o per l'altra parte. Da un lato sono vicine a Dabaiba, ma alcune milizie si sono staccate da Dabaiba e adesso stanno più parlando con Bashaga. È anche una questione economica, ma le milizie sono anche un elemento divisivo per motivi economici. Perché? Perché le milizie, insieme alcune volte, non sempre chiaramente, ad alcuni gruppi criminali, a volte anche jihadisti, in connection, quindi con questi gruppi, cosa fanno? Cercano di sopravvivere, e sopravvivono facendo che cosa? Occupando porzioni di territorio, soprattutto quelle porzioni che hanno un maggior valore economico, come per esempio i giacimenti petroliferi o tutte quelle aree in cui, da cui magari partono i migranti. Quindi le milizie sono l'elemento, secondo me, in questo momento di maggior divisione all'interno del paese. Le tribù, alcune tribù hanno le proprie milizie e altre no, però sono un elemento invece forse di maggiore coesione. Io voglio ricordare che in Libia chiaramente le tribù hanno storicamente un ruolo fondamentale, questo lo sappiamo, insomma, fin dai tempi che precedono l'avvento di Gheddafi, hanno un ruolo identificativo importante per la popolazione e si potrebbe, secondo me, in qualche modo cercare un dialogo con alcune tribù anche per depotenziare il potere, appunto, di alcune milizie che continuano a fare il bello e il cattivo tempo. Si è parlato anche nella conferenza recente di Parigi, insomma, dello scorso anno di Parigi, a fallimento, insomma, in qualche modo, perché per quanto riguarda soprattutto le elezioni, si è parlato di disarmare e depotenziare le milizie. Credo che questo sia sicuramente uno degli elementi fondamentali per tentare una stabilizzazione, se vogliamo chiamarla ancora così, con un po' di illusione, del quadro libico. Quindi sicuramente sì, io vedo le milizie come un elemento profondamente divisivo. Allora, Daniele, poi dopo torniamo al gas e petrolio, ovviamente non lo lasciamo cadere la cosa, però a te volevo chiedere, allora, se sei d'accordo sul fatto che accennava Michela, cioè che Dabaiba potrebbe essere un uomo di unità, un uomo che anche la Turchia potrebbe andare bene, e poi se ci racconti un po' questo cambiamento degli Emirati Arabi Uniti, che è molto importante. Ma sul fatto di, diciamo, della rivalità tra Dabaiba e Bashagha, certamente in più occasioni Erdogan ha ricordato anche pubblicamente che per la Turchia Bashagha potrebbe essere una figura di compromesso accettabile, naturalmente a seconda delle condizioni alle quali potrebbe diventare primo ministro. Non bisogna dimenticare che Bashagha era ministro dell'interno del governo di accordo nazionale che ha firmato l'intesa del 2019 con la Turchia. I suoi contatti con i servizi segreti turchi sono profondi, costanti e sotto certi aspetti persino intimi. Nel fine settimana sia Dabaiba sia Bashagha erano ad Ankara per colloqui con le autorità turche. Naturalmente in ragione del fatto che Dabaiba è il capo del governo internazionalmente riconosciuto, gli è stato riservato un trattamento preferenziale. Dabaiba ha incontrato il ministro degli esteri, il ministro della difesa, il capo dei servizi segreti, è stato ricevuto pubblicamente da Erdogan. Il programma di Bashagha in Turchia è stato più sottotono, però è stato lo stesso Bashagha a rivelare che i contatti che ha avuto con le autorità turche sono stati molto, diciamo, profondi e proficui.
Per quanto riguarda l'intesa che sta nascendo in Libia tra Turchia ed Emirati Arabi Uniti, questa ad esempio è dimostrata dalla nomina a metà luglio da parte di Dabaiba di Bendara a capo della compagnia petrolifera nazionale. Bendara è un uomo molto più vicino agli Emirati Arabi Uniti che non alla Turchia, e quindi questo è stato un segnale che Ankara ha voluto inviare ad Abu Dhabi nell'ambito del processo di riconciliazione in corso tra i due paesi, un segnale che la Turchia non intende, anche che non può, non dispone delle risorse necessarie a farlo, monopolizzare o egemonizzare il governo libico. Questo anche perché la natura stessa del governo libico è per la Turchia una questione negoziabile, cioè la Turchia su questo è disposta a cedere, nella misura in cui l'eventuale governo che sia guidato da Bashagha o persino da Haftar, faccio per dire, la cosa che interessa ad Ankara è che questo governo garantisca l'accordo del 2019. E a questo si aggiunge il fatto, parlavamo prima di riunificazione, che la Turchia è probabilmente il paese coinvolto nelle Libie che ha l'interesse maggiore a una riunificazione dell'intero spazio libico, per la semplice ragione che sotto il profilo strettamente tecnico il tratto di costa libica, che dalla prospettiva turca confina per via marittima con quella anatolica, è il tratto di costa cirenaica, che oggi sfugge al controllo del governo tripolino sostenuto dalla Turchia, e che in caso di partizione strutturale delle Libie in due o più entità semi-indipendenti sfuggirebbe anche sotto il profilo formale. Quindi la Turchia è disposta a sacrificare parte della propria influenza, la natura stessa del governo libico, purché si possa arrivare appunto a una riunificazione dello spazio libico e alla successiva garanzia da parte di un qualsivoglia governo appunto dell'accordo del 2019. E questo pilastro, diciamo, orienta la postura di Ankara in Libia, quindi determina la disponibilità della Turchia a fare concessioni su questioni che per la Turchia stessa sono relativamente marginali e che invece per molti avversari della Turchia sono decisive, come la natura appunto ideologica del governo libico. La ragione per la quale gli Emirati Arabi Uniti hanno sostenuto Haftar nel 2019 era perché appunto gli emiratini temevano, anche per ragioni interne, la presenza di un governo dominato dai fratelli musulmani a Tripoli. Nel momento in cui scompare questa dimensione ideologica, gli Emirati, come hanno dimostrato, sono molto più disponibili a legittimare quantomeno parte degli interessi della Turchia in Libia e viceversa. Perfetto. Allora, Michela, spieghiamo un po' perché la Libia, insomma, per noi è così importante. Ti faccio vedere la carta con la divisione, perché, insomma, semplificando, petrolio da sempre, il gas, che poi in questa situazione diventa anche fondamentale, con l'Italia alla ricerca di fonti alternative a quelle russe, e poi i migranti, no? Qui vediamo il tratto di mare le navi, i barchi, i barconi che partono dalla costa libica e che questo è avvenuto anche negli ultimi anni in maniera abbastanza continua, però adesso in campagna elettorale ovviamente diventa un argomento di campagna elettorale. Nello stesso tempo, proprio in questa situazione di passaggio, noi abbiamo un governo che è, insomma, in uscita, ovviamente solo per gli affari correnti, quindi abbiamo anche questo problema in Italia, che al momento non abbiamo un governo che può, insomma, fare cose decisive sul paese. Quindi, ecco, qual è il quadro per l'Italia secondo te? In questo momento sì, un governo uscente che non può fare grandi cose, ma in realtà poi la nostra politica estera per la Libia è stata sempre una politica estera piuttosto debole. Prova ne sia che nel 2011, quando la Francia ha comunque deciso di intervenire in Libia cavalcando le rivolte in Cirenaica, noi italiani abbiamo accettato, pagando per condurre fondamentalmente una guerra contro i nostri interessi. Quindi devo ammettere, mio malgrado, insomma, che non abbiamo mai avuto una chiara, perlomeno dal 2011 in poi, una chiara visione di politica estera per la Libia. Sicuramente in questo momento la Libia è particolarmente importante per noi, ma così come lo era anche negli altri anni, non è una novità, per tante questioni, soprattutto in questo momento chiaramente la questione energetica. Noi sappiamo che importiamo il 40%, abbiamo fin qui importato circa il 40% del gas che consumiamo dalla Russia, dobbiamo evidentemente cambiare fornitore, siamo andati in Algeria che ci ha garantito 3 miliardi di metri
cubi di più in gas ogni anno, ma chiaramente questa la vedo insomma molto, molto difficile. I prezzi sono comunque molto alti. Ricordo anche che l'Algeria è un paese che commercia in armi e non solo con la Russia. Poi abbiamo la Libia che ha un gasdotto che si chiama Green Stream, che parte dalla città di Mellitah e arriva appunto a Gela in Sicilia. Questo gasdotto, secondo il rapporto dell'ENI, può portare circa 8 miliardi di metri cubi di gas in Italia, ma ci sono stati degli accordi. De Scalzi ha incontrato il nuovo presidente appunto della NOC, Ben Gadà, e si è parlato di aumentare appunto le forniture di gas del 2%. Questo sarebbe comunque molto importante. Voglio ricordare che però quest'anno le forniture di gas che sono arrivate dalla Libia hanno sfiorato sì e no il 3%. Poi chiaramente i dati lasciano sempre un po' insomma un punto interrogativo, però mediamente, secondo i dati ufficiali appunto dell'ENI, il 3% rispetto a un 8 ma anche a un 12% che potrebbe invece portare in Italia. E chiaramente però se non si stabilizza la Libia e se lasciamo i gasdotti in mano alle milizie che possono aprire e chiudere i rubinetti, chiaramente questo non può avvenire. Quindi è chiaro che è necessaria una stabilizzazione del quadro interno per riuscire comunque ad estrarre maggiore energia, altrimenti gas, energia, petrolio e quant'altro, altrimenti non riusciremo sicuramente insomma a raggiungere i nostri obiettivi. Poi c'è il tema petrolio. Noi siamo i principali importatori di petrolio dalla Libia, siamo in Libia dal 1959. Purtroppo però anche la questione del petrolio è una questione estremamente, estremamente grave, perché anche in questo caso ci sono vari giacimenti e file eccetera eccetera che vengono chiusi dalle milizie. Haftar lo aveva fatto nel 2019 soprattutto nel Fezzan, nel sud del paese, come arma di ricatto le milizie, l'esercito nazionale libico vicino ad Haftar, ma molto spesso lo fanno le milizie anche un po' per alzare il prezzo che noi paghiamo per la copertura che le milizie danno ai pozzi di petrolio in termini di sicurezza, chiaramente. E quindi anche questo è un altro punto interrogativo, cioè lasciare la gestione della sicurezza dei pozzi di petrolio alle milizie sicuramente è una grande incognita. Per esempio, qualche tempo fa la produzione era scesa a 150 a 200 mila barili al giorno rispetto al 1,2-1,3 milioni che più o meno insomma garantiva una produzione stabile, ha garantito una produzione stabile chiaramente tra alti e bassi fino alla guerra del 2019 voluta da Haftar appunto per arrivare a Tripoli. E questo è il primo tema, il tema energetico. Voglio aggiungere anche un'altra cosa, che comunque la Libia si trova in una situazione, nonostante no, sia un paese in cui c'è tanta energia, c'è tanto petrolio, cioè nel sottosuolo è ricchissimo, però è un paese che non riesce ad estrarlo proprio per questa insicurezza. Addirittura qualche tempo fa si era parlato di un taglio del gas e delle forniture nei confronti dell'Italia del 25%, più di un brivido ci è corso sulla schiena. Capite bene cosa vuol dire in questo momento, ci stiamo avvicinando all'inverno, lo sappiamo bene, insomma, cosa vuol dire in questo momento. Passo velocemente al secondo tema, che è quello dei migranti. 60.000 migranti, lo sappiamo, sono arrivati ai dati del 2 settembre del Viminale sulle nostre coste. C'è stato un grande aumento degli sbarchi. Per una formula matematica, quando c'è maggiore caos nel paese, chiaramente le organizzazioni criminali hanno maggior spazio di manovra, quindi si organizzano per far aumentare appunto le partenze verso l'Italia. C'è stato anche un lieve aumento delle partenze dalla Cirenaica, si parla di 1.600-1.700 insomma persone che sono partite dalla Cirenaica. Molti hanno addebitato, si parlava appunto prima anche di elezioni, di dinamiche interne all'Italia, molti hanno addebitato queste partenze appunto alla Russia e ai mercenari della Wagner, che in qualche modo diciamo collaborano con la Russia e si trovano soprattutto tutto in Cirenaica. Si tratta circa di 2.000 uomini. In realtà io credo che invece questo aumento delle partenze sia più addebitabile al ruolo del generale Khalifa Haftar, che sappiamo bene, quando non è ben considerato dalla comunità internazionale, in questo momento ricopre un ruolo importante, ma è Bashagha fondamentalmente il protagonista con cui molti vanno ad interloquire, Turchia compresa, si è detto molto bene prima. Ecco, Haftar in qualche modo insomma ci fa qualche sgambetto, così come quanto ha rapito i nostri pescatori. Quindi credo che questo sia più addebitabile a questioni interne. Diciamo, in sintesi, una cosa: quello che accade in Libia, le dinamiche interne della Libia rispetto a qualche anno fa, quando erano molto influenzate dall'Egitto da un lato, no? Dalla parte di Haftar, dall'Egitto, dalla Russia, dall'altro lato dalla Turchia eccetera, ora stanno un po' rientrando secondo me in una dinamica molto 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 intralibica piuttosto che invece dipendente dagli attori esterni. E questa secondo me è un po' una novità di cui dovremmo tener conto nel momento in cui forse decideremo di affrontare di nuovo
la questione libica dall'esterno, ma tenendo conto appunto che in questo momento la palla sta ai libici e alle dinamiche interne. E diciamo qui la carta che ha l'Italia è molto importante, perché noi, grazie all'ENI, grazie ai rapporti storici che abbiamo con la Libia, insomma è un paese che abbiamo inventato noi, di fatto non esisteva prima, noi abbiamo contatti diretti e conoscenza diretta delle singole tribù, delle singole milizie, delle singole fazioni, quindi c'è anche un patrimonio di conoscenza italiano importante che ci aiuta, insomma, ci potrebbe aiutare in realtà in questa azione. Però ricordiamo, come spesso Lucio Caraccia ha ricordato qui in trasmissione, come quando il governo di Al-Sarraj, che noi sostenevamo, almeno formalmente, chiese aiuto, ricevette no dalla comunità, da molti paesi della comunità internazionale, da noi neppure nella risposta né sì né no, e solo la Turchia poi intervenne a sostenerlo e che entrò quindi... mise insomma un piede e più di un piede davanti insomma nella porta di casa. E per le cose che diceva appunto prima Michela, per noi sarebbe invece così importante, no? Per altri paesi, un paese così vicino, con rapporti importanti che ha avuto anche storici, con gli interessi economici eccetera, insomma sarebbe fondamentale. Però poi c'è il cortocircuito per cui grande, diciamo, gran cassa mediatica che hanno gli sbarchi, i migranti, c'è questo cortocircuito come la Libia viene vista come un paese che ci minaccia con questi migranti, mentre invece sarebbe un paese con cui noi dovremmo contribuire alla sicurezza e avere ottimi rapporti per portare gas, petrolio, no? Da questo paese. Non so se siete d'accordo sul quadro, e ne approfitto intanto, chiedo un commento su questo, ma anche abbiamo dimenticato forse di parlare della Francia, che cosa sta facendo. Io farei la stessa domanda a Daniele e a Michela. Prima Daniele, per seguire un minimo di ordine. La Francia, innanzitutto la Francia ha perso la guerra che si è combattuta tra il 2019 e il 2020, i francesi sostenevano Haftar e indirettamente sono stati sconfitti dalla Turchia, fra l'altro in quei giorni ci fu anche il celebre incidente navale franco-turco del giugno 2020, quando una fregata francese venne messa in fuga dalle navi da guerra turca, e la Francia poi perse anche diciamo il processo che ci fu nell'ambito della NATO, in quanto poi Stati Uniti, Germania e Regno Unito appoggiarono la posizione turca. Qui oggi la postura francese nelle Libie è orientata sostanzialmente da un singolo fattore, l'ossessione per la Turchia. Il presidente francese Macron è completamente ossessionato dalla Turchia, ancora di recente ha contestato la mediazione turca nella crisi russo-ucraina, criticando, diciamo, indirettamente tanto i russi quanto gli ucraini per aver concesso questo ruolo esclusivamente alla Turchia. Il problema per la Francia è che la Turchia rappresenta una minaccia di carattere interno. Quando Macron lancia l'allarme sul separatismo, sulla minaccia separatismo interna, si rivolge alla Turchia, cioè teme, diciamo, l'influenza, la presa che Ankara, attraverso moschee e altre istituzioni di carattere religioso, sociale o culturale, ha sui magrebini di Francia. Quindi per la Francia la Turchia è una minaccia interna, e naturalmente la presenza turca a Tripoli costituisce per i francesi una circostanza inaccettabile, e questa contrapposizione franco-turca, che poi si riverbera dal Sahel all'Egeo, pensiamo ad esempio all'accordo di mutua difesa che la Francia ha sottoscritto con la Grecia e agli importanti armamenti che Parigi continua a fornire ad Atene, questa contrapposizione franco-turca è un fattore decisivo della competizione mediterranea. Nello stesso quadro libico ha un'importanza tutt'altro che trascurabile, perché nonostante appunto Ankara abbia adottato questo atteggiamento di apertura verso i propri rivali, volto proprio a raggiungere una stabilizzazione, una pacificazione che è nel pieno interesse turco, la Francia, che è un attore comunque fondamentale in Libia, non sembra neppure nel medio periodo intenzionata a raccogliere questa disponibilità turca, perché i francesi, la stessa presenza turca a Tripoli è assolutamente inaccettabile, perché rafforza non solo la presenza geopolitica di Ankara nel cortile africano della Francia, ma permette anche alla Turchia di irrobustire questa propria pressione verso le questioni domestiche interne francesi. Quindi, insomma, la Francia non vuole fare la fine della Germania, che di fatto con la mitad turca, esattamente, cioè, vede, diciamo, l'influenza che la Turchia è in grado di esercitare
sulla Germania tramite 3 milioni e mezzo di turchi di prima, seconda o anche terza generazione, che, come dimostra la vicenda di Mesut Özil, continuano a sentirsi turchi anche se non sono nati in Turchia e anche se i loro stessi genitori non sono nati in Turchia. Özil, il calciatore, ne abbiamo già parlato, se non sbaglio, comunque la famosa vicenda di una rottura anche con l'opinione pubblica tedesca per aver rivendicato queste sue radici turche. Naturalmente la Francia vede che tipo di influenza, che tipo di ricatto anche in alcuni casi Erdogan è in grado di esercitare nei confronti della Germania, e teme che questa situazione possa ripetersi anche in Francia. Francia che ospita un numero molto minore di turchi, ma un alto numero di maghrebini musulmani che progressivamente stanno finendo sotto l'influenza della Turchia, o quantomeno la Francia è convinta che ci sia questo rischio. Quindi la questione, Parigi legge la questione libica nell'ambito di questo contesto, e questa radicale contrapposizione tra Francia e Turchia è certamente uno dei fattori che più ostacolerà una potenziale, diciamo, riconciliazione o soluzione della questione libica. E allora, invece, Michela, secondo te la Francia ha un ruolo interno in Libia? Cioè ci sono delle fazioni, delle milizie vicine alla Francia, o sono un ruolo esterno? Ci sono forze di intelligence francesi in Libia e ce ne sono da tantissimo tempo, sono presenti soprattutto in Cirenaica, ma ci sono anche in Tripolitania. D'altra parte la Francia, è stato detto moltissimo, quindi non aggiungerò nulla nei rapporti tra la Francia e la Turchia, perché sono state chiaramente spiegati. La Francia si è sempre sentita un po' dall'intervento del 2011, che ha voluto Sarkozy padre e padrone della Libia, voleva non soltanto in qualche modo riconquistare la Libia per tanti motivi che ben sappiamo, comunque mettere più di un piede in Libia per questioni energetiche o per tante altre questioni che riguardano lo stretto interesse nazionale francese, ma soprattutto poi è stata anche un po' doppio giochista per quanto riguarda appunto la sua posizione fin da quando è stato eletto Fayez al-Sarraj. Quindi ancora nel 2015 ha votato a favore di Fayez al-Sarraj, ma ha continuato a fornire armi a Khalifa Haftar anche attraverso delle triangolazioni con l'Egitto e con gli Emirati, allora vicini più ad Haftar, e con altri attori. La Francia ha anche un altro pallino, se così vogliamo dire. La Francia non guarda solo la Libia è la porta per il Sahel, dove sappiamo bene, insomma, e per l'Africa in generale, che la Francia ha dei grandissimi interessi che vuole tutelare, che invece la Turchia sta andando a scalfire. Quindi il discorso si allarga non soltanto in termini marittimi, dove la Turchia ha grandi ambizioni strategiche in termini marittimi e le ha anche la Francia, e si vanno a scontrare, ed è stato già spiegato, quindi non sto a ripeterlo, ma si va anche un po' a scontrare con la Turchia per quanto riguarda appunto l'Africa e il Sahel, dove ci sono tantissime materie prime, terre rare, poi storicamente, insomma, più di 14 paesi erano ex colonie francesi, quindi sappiamo bene quanto la Francia tenga ai rapporti privilegiati con questi paesi, anche per fattori economici, per pagare meno alcune materie prime. La Turchia sta entrando invece, sta entrando sempre di più nell'Africa, e quindi sicuramente questo è un altro tema che crea sicuramente molte frizioni tra queste due potenze. Voglio aggiungere un'ultima cosa in termini energetici. Dicevo che Descalzi ha incontrato il nuovo presidente della NOC, mi sembra proprio al 22 di agosto, se non sbaglio. Ci sono stati degli accordi per le energie rinnovabili, c'è un piano di 5 miliardi che dovrebbe essere implementato, ma chiaramente non adesso, perché la situazione, ne abbiamo parlato fino a questo momento, è molto incandescente. La Francia invece sta investendo molto in Libia, soprattutto nel sud libico, in termini di energie rinnovabili, quindi si sta già muovendo nonostante l'instabilità che c'è all'interno del paese. Questo ci fa capire quanto la Francia non voglia mollare la Libia, per tutti quei motivi di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Vabbè, io ricordo brevemente la storia di grandi contrasti tra Italia e Francia, l'Algeria, la Tunisia, la Libia stessa, appunto tutta la vicenda di Gheddafi, come è stato ricordato. Però l'ultimo governo, quello di Draghi, aveva un po' su queste questioni, si era molto, insomma, riavvicinato alla Francia, sembrava possibile una politica italo-francese, soprattutto in funzione antiturca, anche in Libia, oltre che, insomma, nei equilibri europei, eccetera. Allora vedremo, ovviamente, il nuovo governo se cambierà questa linea. Ricordo anche l'accordo per il Quirinale che c'è stato, eccetera. Però in conclusione, allora, Michela, il ruolo dell'Italia, secondo te, può tornare a essere quello che era in passato, cioè di una presenza costante e forte, o ci è precluso? Io ricordo, e anche, diciamo, per tornare a giocare questo ruolo, che
tipo di sforzo dovrebbe fare l'Italia? Cioè, io penso che non sia necessario dichiarare guerra, insomma, fare un'invasione, eccetera, però alla fine l'intervento turco è consistito in qualche nave, no? Se non sbaglio, Daniele, e nei droni soprattutto. Quindi forse l'Italia, semplicemente con una politica più attiva, finanziando, legandosi a dei personaggi e delle milizie, insomma, scelte bene, forse può tornare a giocare un ruolo nel prossimo futuro, o no, secondo te? Sì, chiaramente in questo momento, lo abbiamo detto, in Libia, soprattutto nell'ovest libico, che è l'area che ci interessa di più in termini energetici e anche in termini migratori, sicuramente c'è la Turchia. E quindi le condizioni non sono più quelle di qualche anno fa. La Turchia è entrata in Libia fornendo armi appunto a Sarraj nella guerra contro Haftar, perché noi non lo abbiamo fatto, noi l'abbiamo un po' abbandonata, quindi c'è molto lavoro da fare da questo punto di vista. Però si diceva anche giustamente prima, no? Noi abbiamo dei rapporti storici con la Libia, sono stata in Libia, no? Ho avuto anche modo di parlare con i libici, sicuramente c'è un rapporto privilegiato soprattutto nell'area di Tripoli, quindi nell'ovest del paese, con gli italiani. L'ENI lavora in Libia fin dal 1959, ha stretto rapporti con alcuni gruppi, con alcune tribù, anche con alcune milizie, ha fatto molto per questo paese. Ricordiamoci che noi abbiamo un'ambasciata in Libia che non è stata praticamente quasi mai chiusa, se non nei momenti peggiori, che è guidata appunto dall'ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi. Abbiamo quindi sicuramente una corsia preferenziale che dovremmo poter sfruttare. Noi in questo momento, una delle ultime mosse del governo Draghi è stata quella di dare 12 milioni per rifinanziare il progetto della Guardia Costiera Libica. Ecco, bisognerebbe sicuramente continuare in qualche modo a supportare economicamente la Libia, perché questo è quello che poi i libici vogliono in realtà, però bisognerebbe anche un po' monitorare questi finanziamenti e capire un po' come vengono utilizzati, perché altrimenti poi rischiamo di cadere nella padella della braccia. Però quando e concludo, forse sarà un po' polemica questa cosa, quando è stato rinnovato il trattato, no, di addestramento della Guardia Costiera, il memorandum italo-libico siglato inizialmente, no, tra Gentiloni e Sarraj, ma voluto da Minniti, poi è stato rinnovato per altri 3 anni, ci sono state molte critiche su questo rinnovo. Io quella volta mi ricordo dissi una cosa, dissi va bene, allora non rinnoviamo questo trattato, no, non lo rinnoviamo, però perdiamo completamente i contatti con la Libia e la lasciamo alla Turchia o ad altri attori. Quindi bisogna mantenere un contatto anche da questo punto di vista, magari facendo un po' più attenzione, quindi essendo un po' più presenti nel paese con tutti quegli asset di cui parlavo prima che abbiamo, per vedere come vengono e da chi vengono utilizzati appunto questi finanziamenti, questi soldi che possono essere anche utilizzati per sviluppare delle strutture nel paese, perché la Libia ha davvero bisogno di tutto, ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di tante cose, e sicuramente la Turchia gliele può garantire. Cioè, c'è anche una competizione tra l'Italia e la Turchia, no? Sulla ricostruzione, sulle strade, sui ponti e quant'altro, però possiamo sicuramente tornare ad avere un ruolo importante muovendoci in questo modo e sfruttando anche i nostri asset passati, la nostra storia di cui si parlava prima. Michela, tu sei stata gentile, non hai ricordato il caso delle motovedette date da noi alla Libia e poi usate contro di noi, insomma, già se evitiamo questi casi già sarebbe enorme passo avanti, insomma, vedremo anche cosa farà il nuovo governo, insomma, vedremo, quindi grazie Michela, sei stata chiarissima. Allora, in conclusione, Daniele, io ricordo, ha citato Minniti, Michela, Minniti sarà al Festival di Trieste, che faremo il 17-18 settembre, l'IMES sarà a Trieste, e parleremo di mare, e ovviamente anche il prossimo volume di l'IMES in uscita sarà dedicato a questo tema, in particolare al Mediterraneo, ovviamente, quindi rientra anche la discussione che abbiamo fatto sulla Libia, in particolare tu scrivi un articolo sulla Patria Blu, di cui abbiamo già parlato e di cui hai accennato, cioè l'uso che fa del mare, molto importante, politico e geopolitico, la Turchia, non solo di Erdogan, ma in realtà da parte di altri ambienti, ma insomma ne lo spiegherei meglio sia al festival sia appunto per chi vuole, per gli abbonati e chi vuole acquistare il volume, in questo volume. E quindi un Mediterraneo che diventa sempre più strategico anche in funzione della guerra in Ucraina, del Mar Nero ovviamente collegato al Mediterraneo, e quindi anche la Libia diventa, no, fondamentale su questo. Certamente, per l'Italia la questione libica, la crisi libica dovrebbe essere appunto
una questione centrale e soprattutto anche perché la prospettiva è quella che la Libia possa diventare solo un estremo di un semicerchio di instabilità che potrebbe finire quasi per accerchiare la nostra penisola, visto che anche nei Balcani si stanno sviluppando delle dinamiche abbastanza inquietanti, a giudicare dall'evoluzione delle crisi in Bosnia e soprattutto anche in Kosovo. E in questo senso la scarsa reattività dell'Italia sulla questione libica rileva non solo riguardo la Libia, ma anche perché se questo è l'approccio che il nostro paese userà anche per reagire appunto alle altre potenziali crisi che minacciano di destabilizzare ulteriormente il nostro estero vicino, diciamo che il futuro non si prospetta esattamente roseo, perché rispetto a quanto tu dicevi prima sulla possibilità che l'Italia possa tornare ad avere un ruolo centrale in Libia, certamente i presupposti ci sono, ci sarebbero anche le risorse, tuttavia quello che manca è la consapevolezza non solo a livello politico ma anche a livello di opinione pubblica, soprattutto dell'importanza di trattare queste crisi e queste questioni come se fossero delle questioni interne. Cioè la ragione per la quale l'Italia sarà poi di fatto sconfitta in Libia e riesca oggi a esercitare un'influenza sostanzialmente minore, come dimostra poi la natura della visita, dell'incontro tra Draghi e Erdogan, e dove sono apparsi chiari i rapporti di forza tra Turchia e Italia, la ragione sta proprio nella difficoltà con la quale, a differenza, come abbiamo visto, della Francia, con la quale l'Italia riesce a concettualizzare queste crisi come delle questioni interne, come delle questioni domestiche, cioè come delle questioni diciamo che impattano direttamente poi sulla traiettoria del nostro paese. Turchia, Francia, Egitto, altri attori coinvolti in questi contesti riescono a concepire la questione libica come una questione interna, si muovono di conseguenza, sono molto più proattivi. Nel nostro paese invece c'è un sostanziale disinteresse per la Libia, così come anche per le questioni balcaniche, e questo è a un certo punto il fattore fondamentale. La Turchia, come dicevi tu prima, con molte meno risorse sotto il profilo militare, è riuscita a cambiare il corso del conflitto nelle Libie tra il 2019 e il 2020. L'Italia avrebbe avuto molte più risorse, avrebbe potuto farlo molto più agevolmente. È mancata la volontà, ma ripeto, non solo politica, ma anche la volontà proprio in termini di opinione pubblica di farlo. E questo è un fattore assolutamente decisivo, forse il fattore principale. Certo. Allora, tu hai accennato ai Balcani, alla Bosnia, hai scritto anche per il prossimo numero anche di questo, e dedicheremo una puntata ad hoc proprio sui Balcani, la Bosnia, quindi insomma tieniti pronto, Daniele. Allora, io vi ringrazio, Michela, vedevo annuiva, volevi aggiungere qualcosa a quello che diceva Daniele, magari sul discorso che lui diceva dell'opinione pubblica, cioè perché secondo te l'opinione, al di là dei politici, al di là insomma della classe dirigente, perché proprio nell'opinione pubblica italiana la Libia non è così centrale? Difficile dirlo, c'è stato sempre un certo distacco comunque negli anni, fin dai tempi di Gheddafi, dell'opinione pubblica dalla Libia, ma soprattutto dell'opinione pubblica forse nei confronti del Nord Africa e del Medio Oriente in generale. È qualcosa di connaturato, noi abbiamo sempre visto il Nord Africa e il Medio Oriente come qualcosa di altro. La Libia dista 300 km in linea d'aria, 300 miglia in linea d'aria, è dall'Italia. La Tunisia è vicinissima, lo sappiamo anche per la questione degli sbarchi fantasma, non basta un'ora di motoscafo e dalla Tunisia, dalle coste di Tunisia arrivi in Italia. Ma questa distanza è una distanza forse dovuta anche a dei fattori di diversità religiosa, di diversità di comportamenti. Noi abbiamo sempre comunque avuto questo grande difetto, questo grande errore di vedere il Medio Oriente, ma soprattutto il Nord Africa, come qualcosa di altro, di diverso da noi. Aldo Moro diceva una cosa, no? L'Italia ha una grande fortuna. L'Italia, suo malgrado o per sua fortuna, è un ponte naturale tra l'Europa e l'Africa. E noi questo purtroppo non l'abbiamo mai capito, forse lo avevano capito i politici del passato, forse l'opinione pubblica nel passato in alcuni casi, forse quelli più eclatanti, no? da Lockerbie a Sigonella, eccetera, forse in qualche modo lo aveva sentito, lo aveva capito, ma noi abbiamo sempre vissuto appunto questa porzione di mondo da cui siamo separati in alcuni punti, proprio da una sottilissima striscia di mare,
come distante, declinandola soltanto per i problemi che ci arrivano dal Mediterraneo, quindi dandogli addirittura una visione negativa, declinandola soltanto in termini di invasione migratoria piuttosto che di jihadismo, di terrorismo, eccetera. Dovremmo riscoprire una dimensione italo-mediterranea, ma anche euro-mediterranea. E concludo ricordando una cosa: nel 1995 l'Unione Europea ci ha anche provato con il partenariato euro-mediterraneo, che aveva vari punti, tra cui anche sicurezza, economia, ma anche un punto culturale di interscambio, no, con i vari paesi, le varie università, le varie scuole del Mediterraneo. Poi non se ne è fatto chiaramente più nulla, anzi siamo nella situazione completamente opposta. Dovremmo riscoprire la dimensione euro-mediterranea dell'Europa, ma soprattutto dell'Italia, che, come dicevo, ricordava anche Aldo Moro, è un ponte naturale. E questa è una grande fortuna che ha l'Italia, che dovrebbe sfruttare. E allora vi ricordo, parleremo ovviamente anche sul canale, ma soprattutto al Festival di Trieste, di mare, di Mediterraneo, di tutti questi temi. Allora io ringrazio Michela, ringrazio Daniele e vi do appuntamento appunto alle prossime trasmissioni. Grazie a voi. Grazie. Grazie.